Allora, Depo, 1-1, grande soddisfazione di Vianino Sivizzano. Voi sicuramente prendere un rigore all'ultimo minuto non avrete goduto molto, no, dopo averne sbagliato uno. Sì, sì. Come sì, l'hai sì vista? Ma diciamo che è stata una partita un po' condizionata dal vento, quello sicuro, ma è stata una partita maschia, una partita che le due squadre ben organizzate. Secondo me il Vianino si è ripreso molto bene nelle ultime 7-8 partite, Giorgio, credo. Cinino. Io ribadisco, è un peccato, ultimamente soffriamo un po', so che tu c'eri anche col Palanzano, facciamo fatica o a chiudere le partite o a sbloccarle, perché oggi se non c'era l'infortunio, secondo me, del vostro portiere, avevamo fatto fatica lo stesso in fase offensiva. E quando non riesci a chiudere le partite, vedi il rigore, o non riesci a sbloccarle, vedi Palanzano, vedi Tortiano, ne ho viste alcune. Beh, Tortiano l'avevamo sbloccata sempre con errore portiere, ma non l'abbiamo chiusa. Rischi poi dopo di prendere magari un pareggio o un rigore come oggi, che non ho visto se c'era o non c'era, ma vado a monte io su. Anche lo vedremo, perché sì, ti dico, io l'ho visto nella telecamera, quindi immagina sì il quadratino, cosa vedo, non vedo niente. Ma io vado a monte, il problema c'era stato molto prima, nella fase di palleggio. Cioè, il Sivizzano è rimasto in 10, noi dovevamo allargare il gioco e in 11 essere un po' più pericolosi. E due, non abbiamo chiuso, secondo me, la partita. Ecco. Il discorso, sai, giocare qua lo sai che non è semplice, no, hai giocato anche te, credo, quindi ho giocato una vita, quindi cioè, non è semplice come stoppi la palla, ne hai due addosso. E quindi devi giocare un po' a tamburello. Devo dire che per il tamburello che c'è stato oggi non c'è stato neanche tantissimo, ecco. No, no. Però il gioco del di dietro arriva solo sugli errori degli avversari, sì, quindi sì, sì. È un calcio un po' strano, dai. Sì. Vedi meno movimenti, vedi più contatto fisico, vedi più calci piazzati, insomma. Però ti dico, oramai ero convinto che fosse finita, perché insomma in 11 contro 10 stavamo un po' tenendo, anche se adesso non mi ricordo chi è che aveva fatto il tiro prima, abbiamo rischiato che ha fatto una bella parata Benelli, ah, sì, sì, in contropiede, però insomma mi sembrava abbastanza tranquillo. Poi su questo cross qui c'è stato il rigore, amen. Se doveva capitare con qualche squadra a questo punto, meglio con Sivizzano. E anche perché ci sono le altre squadre vicino a noi che anche loro fanno fatica, hanno pareggiato. Beh, sai, è molto, a parte il Palanzano, che secondo me lo può solo perdere lui, no? Sì, sono quei classici, classici campionati che li può perdere solo, sì, la squadra che lo sta dominando. Bravissimo, tra l'altro. Bravissimo. Ma le altre tutte le domeniche è una lotta, ma anche con l'ultima, cioè. Cioè, è bellissimo questo campionato in questo molto senso. Credo che siano stati anni che non sia così, eh? Sì, sì, sì. Perché sì, l'anno sì scorso c'erano già due retrocesse. È vero. A questo, è vero. Adesso c'è il Bedonia che si è ripreso, c'è l'Arsenal. E l'unica squadra che ha dimostrato una forza è così proprio, secondo me, è il Palanzano. Perché quando abbiamo giocato mercoledì, che noi eravamo a fine girone d'andata, quindi 13 partite, su 39 punti disponibili ne aveva 33. Cioè, ma capisco se mi dovrei parlare. Bravo. Ok, dai. Ti ringrazio tanto, ti faccio tanti no. In bocca al lupo, si dice. Non ti voglio portare sfiga. Ciao.